È un viaggio di unità e di fratellanza che ha un'aspettativa speciale. Così Papa Francesco ha presentato i suoi due giorni in Egitto, diciottesimo viaggio apostolico e secondo in terra d'Africa, ai giornalisti che lo accompagnavano prima di scendere la scaletta dell'aereo atterrato all'aeroporto del Cairo. La megalopoli più popolosa del Medio Oriente era blindata per motivi di sicurezza dopo i recenti attentati terroristici e le strade che hanno portato il corteo papale ai primi incontri istituzionali praticamente deserte. Francesco ha incontrato il presidente della Repubblica al Sisi nel palazzo di Heliopolis e poi il grande imam dell'Università di al Azhar, lo sheikh al tayeb nel suo studio, nell'Ateneo che è la più alta istituzione teologica e di istruzione dell'Islam sunnita. I Papa e i grandi Imam sono intervenuti poi, nel centro conferenze di Al-Azhar, alla conferenza internazionale sulla pace organizzata dall'Università, con relatori e partecipanti di tutte le religioni. Lo sceico al-Tayeb ha sottolineato che l'Islam non è una religione di terrorismo, anche se gruppi di seguaci che malinterpretano i testi islamici e li manipolano, uccidono e seminano distruzione ed ha ringraziato il Papa per averlo ricordato. Al termine del discorso Francesco lo ha abbracciato calorosamente e lo ha salutato all'inizio del suo intervento come il mio fratello Grandi Mam. Un intervento molto articolato nel quale il Papa ha insistito sull'importanza di educare i giovani ad essere costruttori di civiltà, di un futuro in cui non si mira al prevalere della propria parte ma all'altro come parte integrante di sé, perché l'unica alternativa alla civiltà dell'incontro è l'inciviltà dello scontro. Nel corso dei secoli in Egitto le religioni hanno capito l'importanza di allearsi per il bene comune e la religione ci ricorda che bisogna elevare l'animo verso l'alto per costruire la città degli uomini. E qui Papa Francesco ha ricordato il non uccidere delle dieci parole del Monte Sinai, perché la violenza è la negazione di ogni autentica religiosità. In quanto responsabili religiosi, siamo chiamati a smascherare la violenza che si traveste di presunta sacralità, a denunciare le violazioni contro la dignità umana e i tentativi di giustificare ogni forma di odio in nome della religione, perché il nome di Dio è santo, egli è il Dio di pace. Affermando l'incompatibilità tra credere e odiare, il Papa ha concluso sottolineando che oggi c'è bisogno di costruttori di pace e non di armi e per prevenire i conflitti è fondamentale adoperarsi per rimuovere le situazioni di povertà e di sfruttamento, dove gli estremismi più facilmente attecchiscono, e bloccare i flussi di denaro e di armi verso chi fomenta la violenza. E finito il discorso di Francesco, il Grandimamma ha ricambiato l'abbraccio con lo stesso calore.